nella puntata precedente. È come se la nave possedesse una volontà propria. E a quanto pare anche molto più brava di noi a decodificare il database del progetto Ayakon. Riprendete il controllo della nave. Fatelo a qualsiasi costo. Potremmo salire a bordo e scaricare il database di Ayakon. Ma perché la nave si dirige a Manhattan? Le reliquie sono atterrate sulla Terra eoni fa, agente, molto prima che vi costruissero sopra la città. Agente Fowler! È tutto qui quello che ha scaricato! Squagliatela! Forza, dobbiamo andare! Il download del database di Ayakon purtroppo è completo. Però abbiamo ottenuto 4 serie di coordinate decrettate. Dobbiamo agire in fretta. Megatron è in possesso delle stesse informazioni e non esiterà a recuperare i dispositivi letali indicati dalle coordinate. Se vogliamo avere qualche speranza di recuperare le reliquie di Ayakon prima che lo facciano i Decepticon, allora dobbiamo dividerci in più squadre. Ma Optimus, lo sai che siamo già molto svantaggiati dal punto di vista numerico. Viste le circostanze, è molto più importante agire con rapidità. Questa è una gara che noi non possiamo assolutamente permetterci di perdere. Utilizzando più unità, riusciremo ad arrivare contemporaneamente a tutte le coordinate. Lord Megatron, ho tutti i dettagli che volevo sugli scavi della prima serie di coordinate. Io e Breakdown abbiamo già avuto successo nel recuperare una reliquia di Ayakon. In memoria del mio amatissimo compagno scomparso, vorrei provarci di nuovo. Questa è una missione. Non è una delle tue razzie avventurose. Smettila di pavoneggiarti. Devi agire velocemente con la precisione di un medico. Sono stato chiaro. È cristallino, Lord Megatron. Dopo la sfortunata perdita di Breakdown, sei diventato piuttosto vulnerabile. Quindi ora ti occorrerà un po' di sostegno. È davvero repellente. Questo sì che è un colpo di scena. A quanto pare i Decepticon si stanno ritirando da Manhattan. Vuoi dire che lasciano il campo? È più probabile che Megatron si stia già dirigendo verso la seconda serie di coordinate e abbia deciso di inviare a Manhattan una semplice unità di recupero. Senza mettere a ferro e fuoco l'intero quartiere. Hanno usato i tunnel della metro. Sotto la città c'è una complessa rete di gallerie. Bene, dato che la minaccia contro i cittadini sembra essere cessata, in questo momento ci conviene restare sotto copertura. RC, Bumblebee, voi due siete i più adatti a muovervi in una zona così densamente popolata. Optimus, New York ha più di 8 milioni di abitanti. Le probabilità che qualcuno li veda sono piuttosto alte, anche se rimanessero sottoterra. Dove vuoi arrivare, Jack? Ci vuole un intermediario. Qualcuno che li segue in questa missione. Un terrestre che possa distogliere l'attenzione se salta la copertura. Beh, io conosco bene la metropolitana. Sono cresciuta in una grande metropoli. A differenza di Mister, non sono mai uscito da Jasper Nevada. Io sono stato su Cybertron. Su Cybertron non c'è la metropolitana. O sbaglio? L'agente Fowler ha più esperienza. È sicuramente lui il candidato migliore. My man has fleet! Per favore. Hai ragione. Sembra si stesse ancora riprendendo dal suo ultimo incontro con la nave dei Decepticon. A cui noi siamo sopravvissuti senza alcuna conseguenza. Già. Molto bene. Allora Nico e Jack affiancheranno RC e Bumblebee. Vai! Programma il trasferimento e triangola le coordinate delle altre reliquie.
intermediario. Come ci arriviamo sottoterra? Beh, non potete entrare in metropolitana sperando che nessuno se ne accorga. Date un'occhiata di questi cantieri. Bumblebee, sta attento! Sul terzo binario c'è l'elettricità che alimenta i tram. Lo tocchi e finisci arrostito! L'avrai sentito dire alla TV, immagino. Potreste gentilmente aumentare il passo? L'umidità che c'è qua sotto finirà per corrodermi il telaio. Devi proprio ronzare! Ci stiamo avvicinando, Arsì. Un conto è triangolare le coordinate. Un altro è capire come raggiungerle in questo labirinto. Stanno scavando. Il rumore viene da laggiù. Miko, ma dove vai? Accidenti. Che cosa ti prende? Lo sai che... Fermi dove siete. Oh, cavolo. Che cosa ci fate qui, ragazzi? Siamo in gita ufficiale con la nostra scuola, però ci siamo persi. Ah, ma davvero? Io non volevo allontanarmi dal gruppo, ma il mio amico Leonard ha insistito per andare a cercare i fossili. Sì, è colpa mia. Voglio tornare a casa. Potrebbe aiutarci, signor... Signor Fogel. Ma puoi chiamarmi solo Fogel. Prenderemo il treno delle pulizie sotterranee. State lì. E questa sezione è stata aggiunta negli anni 30 nel quadro dei lavori pubblici. Molto affascinante. Questi tunnel hanno anche un lato oscuro. Pare ci siano strane creature nascoste qua sotto. Serpenti giganti, alligatori albini, persino degli uomini talpa. Beh, forse se ne stanno qui sotto perché non hanno un posto dove andare, giusto? Questo è quello che i media vogliono farvi credere. Ma secondo me vengono dallo spazio. Miko, ma dove sei? Ve lo dico io, ragazzi. Altro che Area 51 e tutti i suoi segreti. Gli alieni sono qui sotto e mettono in piedi un esercito. Alla fine ci ridurranno tutti schiavi. Ha detto alieni? Se solo sapesse. Capta un segnale di posizione. I Decepticon hanno la reliquia. Allora, volete farmela vedere? Pronto ad agire. Perfetta per una piccola tortura che io chiamo colpisci e stordisci! Sarà per un'altra volta!
Bene. Colpita e stordita. Dove? Da questa parte. Come fai a saperlo? Miko, aspetta, riflettiamo un attimo. Perché? Pensi che non sappia quel che faccio? Sono Jack. Optimus ha scelto me per andare su Cybertron. Sono il migliore. Senti, Miko, seriamente, se è questo che ti dà fastidio, perché non l'hai mai detto prima? Sono affari miei. E da quando ti fai gli affari tuoi? Credimi, anche tu dai il tuo contributo. Proprio ieri hai collaborato ad abbattere una nave Decepticon impazzita. Insomma, non stiamo facendo una gara. Vi siete persi, eh? Dovrete trovare una spiegazione migliore per la polizia ferroviaria di New York. Forse è il momento di dirgli la verità. D'accordo. Signore, la verità è che abbiamo perso il cagnolino. Risparmia il fiato, ragazzo. Allora gliela racconto io. Stiamo cercando di impedire agli alieni di trovare un'antica reliquia che permetterebbe loro di distruggere il nostro pianeta. Giuro che poco fa ho sentito uno strano rumore provenire da una delle gallerie. E non erano certo i ragazzi che trivellavano sulla linea 5. Bene, molto interessante. E adesso vediamo un po' che cosa sei e quello che sei in grado di fare. Sono sicuro che per scoprire i tuoi poteri nascosti non ci sia niente di meglio di un esperimento sul campo. Gli uomini talpa! Metallici per giunta! In realtà sono Decepticon. E hanno preso Assi e Bumblebee. Fogel, questo affare può andare più veloce? Assolutamente sì, ragazzina. Cosa? Ah! Inseguilo! Io recupero Jack e Miko! Si mette male! Hanno sabotato il sistema frenante! Non possiamo fermarci! È un problema, questi cunicoli sono lunghi chilometri, giusto, Fogg? Non questo, tesoro. Una galleria chiusa! Vuoi dire che ci schianteremo? Sto cominciando a odiare questo treno! Cos'è stato? Ti distruggerò, alieno! No, Fogel, fermo! Lei è dalla parte dei buoni! Ah sì, i freni non funzionano! Non c'è un dispositivo d'emergenza? No, signora, ma c'è uno scambio manuale dei binari poco più avanti. Ecco, se lei riuscisse a spostare quella leva... Ci vuole solo un po' di forza e poi ci dirotterà su un altro binario. Ehi, si è appena trasformata in una moto.
piano invece che cos'è? Un problema. Bene, bene. Mi sono sempre piaciuti gli inseguimenti. Sorpresa, vero? Dobbiamo trovare il modo di fermarci, o ci schianteremo contro il prossimo muro. Attenzione! Spostati, Bumblebee! Tutto a posto, B? Forte! Come hai fatto a non rimanere schiacciato? Alteratore di fase, utile per passare attraverso un oggetto solido o viceversa. Oh no! No! Avete rovinato la mia faccia e adesso io rovinerò la vostra! Accidenti! Lui sa tutto. Dobbiamo portarlo con noi. Sulla nave madre? Mi è venuta in mente un'idea migliore. Basta così, soldato. Posa quel sasso e torna subito alla base. Sono Fowler. Miko, che cosa succede? Ma che stai dicendo? Sono nel bel mezzo di una crisi e vuoi che io... D'accordo, passamelo. Ecco.
Sì? Signor Fogger, qui è l'agente speciale William Fowler del governo degli Stati Uniti. D'ora in poi lei sarà delegato del Dipartimento per le relazioni interstellari. Ah. Grazie, signore. Allora, noi resteremo in contatto? Assolutissimamente sì, signor Fogger. Ma fino a nuovi ordini, lei dovrà rispettare un assoluto silenzio stampa. Certo. È stato un onore, signora. Intermediario? Brava. Io mi intendo con la gente delle metropoli, anche con quelli che passano il loro tempo sottoterra. Abbiamo una reliquia. Ne mancano ancora tre. Spero che gli altri riescano a recuperarle. Robot che si trasformano in veicoli. Già.